Amici YouTube, Pepino Audace, ragazzi, terzo episodio. Abbiamo fatto i primi due ieri, carriera Colino con lo Spezia, ragazzi. Abbiamo interrotto la carriera con Riccardo Nicola al Toro per iniziare dallo Spezia. Fino a qui, ragazzi, un bello Spezia, cioè Spezia Cremonese, ragazzi. Ce la giochiamo dall'inizio. Questa ce la facciamo. Anche perché è una bella partita. Franco Vasquez gioca nella Cremonese dell'ex allenatore del Foggia. E anche Riccardo Nicola ha allenato il Foggia per 2 anni. E allora dal picco per Spezia Cremonese. Capitano è il solito Casemiro tra i goschi. Spezia credo sia terzo, è uno Spezia che ha perso i colpi nelle ultime partite, ritrovando però la vittoria. Okereke Vasquez, tra l'altro Okereke gioca nel Toro attuale. Bertolacci, Vasquez, Simone Esposito, Mulla, Amian, Mulla, Casemiro, Moutinho. Casemiro, Mulla, Draigoski. Ragazzi, Casemiro quando gioca in difesa lo Spezia e la squadra ha subito meno gol possibili in Serie B. Postazione anche della squadra di Riccardo Nicola. Amian, subito la dà lunga. Vediamo se poi in Zola ritornerà lo Spezia, che credo sia in prestito dalla Fiorentina, ma non so se con obbligo di riscatto. Tchouaméni, cassata. Esposito, per l'altro Esposito. Bianchetti, Ser Nicola. Siamo alla tensione, non è uscita. Mulla, Draigoski. Esposito. Cassata. Bella per Tchouaméni. Poi Verde. L'unico ragazzi che fa. Verde prova. Se ancora Daniele Verde, ragazzi, un gran giocatore. Con Riccardo Nicola e Rinato. Tecnico dello Spezia. Esplode la curva Ferrovia al picco. Spezia 1, Cremonese 0, ragazzi. Al picco, ragazzi, sta diventando un vero e proprio fortino. Serie B. Tchouaméni, Mulla, Amian. Ragazzi, Verde, giocatore incredibile, Verde. Punta ancora Verde. Verde prova col destro, poi Ser Nicola Esposito. 2-0 per lo Spezia. Inizia bene la squadra di Riccardo Nicola. Sempre più propensa alla Serie A. Anche perché ragazzi, cercando di scappare la Cremonese. Credo che Vasquez, Bertolacci. Credo a questo punto la Parma possa ritornare davanti. La Cremonese è stata. Moro, anche lui grande giocatore. Moro prova col destro. 3-0, ragazzi, è una vera e propria macchina da guerra lo Spezia in casa. La curva Ferrovia. Pichel, Alzania, Okereke, Mian, Verde, Possa dietro, Casemiro, Moutinho, Casemiro,
Amian. Tchouaméni. Questa è una squadra che può dare fastidio anche in Serie A. Palo, rete, Esposito, doppietta. I due Esposito, ragazzi, io li confermerei anche in Serie A. È uno dei due. Spezia 4, Cremonese 0. Spezia, ragazzi, che ritorna a ridare fastidio e a riprendere. Tchouaméni, Draikovski, Ullo, Draikovski. Sul primo tempo giocato perfetto dallo Spezia. Stesso palla. Si diverte la squadra di Riccardi Nicola. Poi un errore però di Moutinho. Mamma mia, ragazzi, Casemiro è il capitano. Ullo. Amian. Ullo. Casemiro. Esposito. Tchouaméni. Ragazzi, Tchouaméni è un giocatore eccezionale. Poi prova col destro. E ne sono 5 per lo Spezia. Sulla Cremonese. Su una Cremonese che non ci sta. Ragazzi, 6-1 con 2 gol di Verde, 2 gol di Moro e 2 gol di Esposito. 0-0 tra Lecco e Feralpi. Ah, ci sono le amichevoli internazionali adesso. Allora, vediamo. Ruben Esch dovrebbe lasciare 7 a Cristiano Ronaldo. Credo giochi Ronaldo. Allora, Leao, Silva e Betoma. Credo 4-3-3. Allora, c'è Rafa, c'è anche Ronaldo. Allora, João Mario. Cancelo lo mettiamo al posto di Mendes. C'è Dias, Ignacio. Porta Lopez, ragazzi. Porta Diego Lopez contro la Francia. Ah, la prima la perde, ragazzi. Ci sta Francia. 2-0 l'Italia. Si torna in Lega Pro. Ascoli Spezia. Spezia terzo, ragazzi. 27 punti a meno uno della Parma. Bari quarto. Ragazzi, con l'Ascoli è tosta. C'è un giocatore fuori. Andiamo. Allora, si gioca ad Ascoli. Si gioca ad Ascoli, San Benedetto del Tronto. Pedro Mendes, Rodriguez. Esposito. Esposito!
Francesco Esposito. Rigore per lo Spezia e credo va proprio capitano Casemiro. Sbagliato un calcio di rigore. E lo spiazza stavolta Viviano. 2-0 per lo Spezia. Spezia che sta lanciando un miracolo calcistico. Occhio, punizione per lo Spezia. 33esimo. È la squadra che segna di più in Serie B. E non solo. Prova Casemiro. Comunque Viviano la tocca. Attenzione Ascoli. Ah, gioca Zut, quindi problemi per Dragoschi. Problemi per Dragoschi. Botteghin. Caligara. Ancora rigore per lo Spezia. Para sto giro, ma glielo tira centrale. Peccato. Occasione per il 2-0 di Casemiro. E comunque andata a quota 6 ormai dello Spezia. Solo 4 gli assegnati sul rigore. A Japong dice lo Spezia. Portogallo Germania, ancora un amichevole internazionale, c'è un po' di Serie B, un po' di amichevoli. Oh, 2-2. Ma c'è poi l'europeo. Intanto Spezia secondo, ragazzi, meno 5 dalla Cremonese. Gioca in casa lo Spezia. Torna Dragoschi. Importante. Torno di Dragoschi. Piove in Liguria. Si gioca al picco. Era Spezia Venezia, Serie B. Moro, cassata. Sarebbe bello, ragazzi, vedere una Spezia in Europa. Vediamo, perché c'è anche la Coppa Italia. Vediamo se la squadra di Carnicola è in grado di andare più avanti possibile nella competizione. Fra un po' credo che dovrebbe iniziare la Coppa Italia. Tchouaméni trova il suo primo gol con la maglia dello Spezia. E lo trova contro il Venezia. Sì, lo Spezia non si ferma più. In casa soprattutto. Le sconfitte sono arrivate tutte fuori. Fuori dal picco. Una squadra che non perde. Occhio, Andersen. Andersen Dragoschi. Una parata incredibile, Dragoschi. Verde. Vabbè, ma ragazzi, Verde, giocatore eccezionale, Daniele Verde. 2-0 per lo Spezia. Salta tutto lo stadio, tutto il picco. Caricare la squadra verso la Serie A. Già così
superato la Parma, lo Spezia, Candela. Sicuramente si ritrova in Serie A. E già a varcare il palcoscenico della Serie A. Attenzione alla Venezia, però, perché attenzione, attenzione ancora. Meglio un pallo. Meglio un pallo tra i coschi. E poi Amian. Iristov, Mulla, cassata, Muoro per Tchouaméni, ah, palla persa di Tchouaméni, 78esimo, Spezia è in vantaggio 2-0 sul Venezia. In questo momento lo Spezia rimane secondo, non perde più una partita la squadra di Riccardo Nicola. E un solo gol nelle ultime tre partite. Vince anche la Sampdoria di Pirlo. E attenzione, adesso c'è il Parma. Lecco 12 gol. Colac Parma 11. Vasquez la nulla, è verde. 8 reti, Moro 8, 2 assist, Mancuso, Kereke, non c'è nessuno, Dragoschi 9 gol, e poi c'è Brenno a 7 e Ravaglia a 5. Parma. E poi ragazzi, Coppa Italia. Inizia l'ostacolo della Coppa Italia. Credo sia il primo turno di Coppa Italia. Si gioca a 150 km di distanza al Tardini di Parma per Parma Spezia. Questa è una partita importante per entrambi le squadre. E tra l'altro Riccardo Nicola è un ex allenatore. È nato proprio Parma, Foggia. Miglior difesa della Lega Pro, ragazzi. Contro il miglior attacco della Serie B, contro la miglior difesa della B. 6 gol subiti solo dallo Spezia. E credo forse Riccardo Nicola di avere, è la prima squadra ad aver subito così pochi gol. Dragoschi fuori. Ragazzi, però quando hai un giocatore come Dragoschi, tanta roba. Tchouaméni dietro, Sata, Mulla, Casemiro, le prova in mezzo, non c'è un fuorigioco, c'è un tanto calcio d'angolo al 33esimo, Parma 0, Spezia 0, occhio, Tchouaméni, e l'ex Madrid colpisce. 1-0, secondo gol in Serie B. Ma credo sia il gol più importante questo per Tchouaméni. Verde. Sata. Amian. Sata. Bandinelli, somma. Spezia in attacco, ci prova. Cassata. Prova! Traversa di Moro.
fatto 8 gol con la maglia del Mon. Attenzione alla Parma. Insomma. Ristov. Ben. Man. In mezzo Colac. Mull. E poi Mull. Tchouaméni. Passata per Krollis. Qua quello che ha fatto Krollis. Krollis Turk. Esteves. Colac. Amian sbaglia. Nicola si arrabbia. Poi Bernabé. Mamma mia, Mutigno, ragazzi, è partita. Poi Bandinelli. Sata. Poi Moro. Ancora lo Spezia, ragazzi, che sta facendo una grande partita in casa del Parma. Conosce più sconfitta lo Spezia. Osorio, molto bravo. Ancora calcio d'angolo, siamo al 90° per lo Spezia. È pronta a umiliare il Tardini. E finisce 1-0 per lo Spezia. Ragazzi, terza partita senza prendere gol per la squadra di Riccardi Nicola. Una vera e propria forza questa squadra. Genoa Spezia. Ed è Coppa Italia. Credo sia il primo turno. Ed è un derby ligure. Si gioca a Marassi. Derby ligure. Derby ligure. Vediamo chi lo vince. C'è Matteo Fedele. La neve è arrivata in Liguria. Sata. FT. Mutigno. FT. Sposito. Moro. Moro! C'è il gol dello Spezia. Moro. Vediamo dove si spinge ad arrivare questa squadra. Incontra subito una big di A. Ekuban, Fedele, Strootman, Matteo Fedele. Mamma mia, Casemiro, poi cassata. Dani Garcia. Fedele. Oh mia, ragazzi, Fedele, grande giocatore. Mesias. Strootman. Strootman. Dragoschi. Occhio Mulla. Un errore Mulla. Casemiro. Cassata. Moro. 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 2-0. 2-0 per lo Spezia. Pietta di Moro. Sta facendo molto bene. 8 gol in Serie B e 2 in Coppa Italia. Arrivato a quota 10. Ragazzi, Tchouaméni decisivo. Sia contro la Cremonese, sia contro la Parma. Tchouaméni. Vázquez, c'è un calcio di punizione per Spezia.
tra l'altro cassata giocatore ex Genoa. Cassata! E segna l'ex squadra! 3-0! Ragazzi, la squadra di Riccardo Nicola fa paura adesso pure alle big di A. Tutta la squadra di Gilardino. So che si sta divertendo in Lega Pro. In Lega Pro, in Serie B. Ah, ci ha provato Moro, ragazzi. Sta facendo una grande partita. Grande giocatore. Martinez. Ecuban. Ecuban. Era Arvachena. Prova in mezzo, poi Verde. Era Dani Garcia, però esce. 18esimo ed è un 3-0 per lo Spezia sul Genoa. Semiro gioca largo. Sposito gioca largo. Squadra di Riccardo Nicola. Aspetto anche la squadra di Girardino. In posta bassa. Ma ragazzi, ma che subisce troppi gol. Attenzione per lo Spezia. Passa il turno, secondo me. 5-1. Solo il gol di Ekuban. Passano allora Udinese. Spezia meno 2 dal primo posto. Allora, Udinese, Sampdoria. Verona, Spezia, Empoli, Bari, vincendo il derby, Lecco, vincendo contro la Cremonese, un derby, e Reggiana, ancora Torino-Modena, Ferrazzi-Pisolo, devono ancora giocare, però ragazzi passano squadre importanti, su Tirol, allora. Vediamo chi è più stanco. Facciamo giocare Bandinelli al posto di Cassata. Crollis al posto di Moro. Bertola al posto di Mulla. Iristov al posto di Mutinho. Casemiro torna a centrocampo. Se fino a qui ha difeso molto bene. Torna più davanti oggi. Subito solo due gol in 5 partite lo Spezia. Crollis, Tchouaméni. Vieni tu, Ansiello. Rauti. Rauti. Rauti Dragoschi! Mamma mia ragazzi, Dronkowski! Miglior portiere della B! Attenzione su Tirol perché è una bella squadra! Siega! Asiraghi! Drogoski, ragazzi, Drogoski. Tchouaméni oggi centrocampo un po' più spesso.
Davi. Ragazzi, la squadra di Pirlo è un'altra squadra che sicuramente può puntare alla Serie A. Casemiro ci prova. Rigore e ci prova proprio il capitano Casemiro. Ha avuto l'ultima occasione. Casemiro! Palla da una parte, portiere dall'altra, 1-0 Spezia! Con Casemiro che arriva a 7 reti in questa B. Ora vai Casemiro! Un giocatore superiore. E oggi si è preso bene le porte del centrocampo. Tonucci. Antonucci, Paolo, poi viene tu. Ma vince ancora lo Spezia. Arriva a 7 vittorie consecutive. Una vera e propria armata gol. La squadra di Riccardi Nicola non conosce più sconfitte. Ma occhio alla Cremonese, che perde. E quindi si piazza davanti lo Spezia, in testa a 39 punti. Sampdoria terza, ragazzi, è la terza forza del campionato, poi arriva anche il Palermo, Reggiana. Riesce a fare l'ultima partita. Beh, Riccardi Nicola è ancora legato per 2 anni allo Spezia. Vuole cercare di portare in Europa. L'obiettivo minimo. Si gioca contro la squadra di Nesta, quindi a Reggio Emilia. Piove a Reggio Emilia. Quindi Reggiana Spezia. Di fare di nuovo la Parma alla Spezia e poi imboccarti verso la 1 per arrivare a Reggio Emilia. Attenzione, perché c'è Antist che è un ex, Lanini. Capasci. Antist, mamma mia, Antist, Antist, e trova il gol ex, facendo un gran gol. Ma ragazzi, la difesa non copre. Giovani, Verde, Moro, Sposito. Sposito, Cassata, trova il gol Cassata, importante nel centrocampo di Riccardi Nicola. Cassata, occasione, cross per lo Spezia, sta sicuramente giocando meglio adesso ragazzi. Sembra uno Spezia in volata. Bardi bravo però. Anzi, Drongoski torna a prendere gol in campionato. Antist, Drongoski. Esposito. Esposito, palo! Se poi si mischi Antist. Punizione, attenzione da lì. Attenzione da lì perché può colpire Casemiro. E infatti va lui.
Occhio Casemiro, ragazzi. Occhio Casemiro. Casemiro ci prova con la testa, poi Crollis, Bardi. Bravo. Portiere ex Inter. La porta nuova. Cioè, che la Reggiana sta tenendo molto bene lo Spezia. Antist. Antist! Ma ci sta, ma Antist ha fatto una buona partita, Alex. 2-1. Torna in vantaggio la squadra di Nesta. Interrompendo mi sa la striscia di vittorie. Tchouaméni, Tchouaméni, va Tchouaméni, 3 gol, inizia a capire come si gioca in Italia Tchouaméni, ti tranni francese, 2-2, bella partita, torna a prendere e va a quota 8, gol subiti, lo Spezia. Torna a perdere la Sampdoria contro l'Ascoli. Cittadella. In questo momento Spezia e Cremonese si giocano tanto. C'è Cittadella. Ci facciamo ancora Cittadella. Ce la facciamo a farci Cittadella. Cittadella poi si riprenderà con il Lecco. Ah, ragazzi, il Lecco. Cittadella comunque è una bella squadra. Milita comunque alla Lega Pro, alla Serie A. Moro, oramai è 7-8 anni che è in B. Cittadella. Verde. Oh, verde palo! Sfortunata la squadra di Canicola con i pali, eh. Ah mia. Cassano Mutigno Moro Tchouaméni, ma che giocatore è diventato Tchouaméni, calcio di rigore. Tchouaméni è fantastico. Tchouaméni è fantastico. Wow. E ancora Casemiro, 8 in Lega in Serie B. 8 gol in Serie B per Casemiro. Neanche con un Manchester United è riuscito a farne così tanti. Beh, vabbè. United sicuramente milita in Premier. Spezia in Serie B. Grassi, mira Tedrogoski, giocatore, beh, che bel portiere da Groschi. Prova verde, Casfrati, munizione Cittadella, attenzione. Occhio perché... Finta? Vabbè, si tira anche fuori. Attenzione alla Cittadella che è una bella squadra. Occhio al Grassi. Recuperato però da Mulla. Sposito. Vita. Beh,
Sicuramente chi sta attaccando tanto è il Cittadella. Vuole cercare di non perdere. Ah, Pittarello 1-1. Pittarello 1-1. Questi sono campi difficili. Secondo pareggio di fila dopo essere arrivato. Era arrivata a 7 vittorie consecutive la squadra di Riccardi Nicola. Si ricomincia. È arrivata quarta, adesso due pareggi. Che l'hanno riportata in giù. No, 41 rimane comunque. Spezia Lecco. E quindi già inizia il girone di ritorno. Andiamo a vedere la classifica di B. Cremonese, Spezia, Palermo, Sampdoria, Bari, Parma, Brescia, Reggiana, Modena, Pisa, Venezia, Lecco, dodicesimo, Como. Rischiano Catanzaro, Ternana e Cittadella. Ragazzi, finisce il terzo episodio. Adesso vado a vedermi Napoli, Barcellona. Bella a tutti, bambino audace.